piace osservare la reazione dei tuoi amici quando gli fai uno scherzo? Ti faremo vedere come far cadere un soffitto, dipingere le sopracciglia verdi e la lingua blu. Iniziamo! Gli scherzi con la carta igienica non sono mai noiosi. Prendi un lungo pezzo di carta igienica e abbraccia la tua amica quando la incontri. Attacca il pezzo di carta alla sua treccia. La tua amica non noterà nulla. La carta sembra un velo sottile o uno strascico. Può essere un outfit da addio al nubilato? Se la tua amica ha fame, dalle un uovo speciale. Dentro è di gelatina. Riesci a immaginarlo? Pungi entrambe le estremità di un guscio d'uovo con un punteruolo. Usa uno spiedino di legno per mescolare l'interno e per rimuoverlo facilmente. Soffia fuori l'uovo attraverso il foro più piccolo. Versa dell'acqua calda e aggiungi della gelatina rossa in polvere. Mescola bene. Chiudi con lo scotch il foro più piccolo. Riempi l'uovo con la gelatina liquida usando una siringa. Mettilo in frigo e quando è freddo, rimuovi lo scotch. La mia amica crede che la stia prendendo in giro. Ecco perché scruta l'uovo picchiettandolo sul guscio. Ma sembra normale. Bene, inizia a sbucciarlo. Ups! Cosa c'è che non va nell'uovo? Sembra che un cucciolo di drago stia uscendo. La tua amica si farà un selfie? Ecco l'occasione per farle uno scherzo. Aiutala a fare una bella acconciatura. Prendi degli stick emoji divertenti. Scegli una corona o quello che ti piace di più. Attacca le decorazioni tra i suoi capelli. Ma cos'è questa cosa sulla mia testa? Non avrei dovuto fidarmi di lei per la mia acconciatura. D'altra parte, però, penso che nessuno avrà mai un selfie così unico. Altre idee divertenti che puoi trovare sul nostro nuovo canale Trum Trum Select. Non puoi non iscriverti. Trovi il link qui sotto. La tua amica continua a scattare migliaia di foto della stessa siepe annoiandoti. Aspetta il momento giusto e poi... scherzo! Sii pronta quando ti passerà la sua macchina fotografica e agisci rapidamente. Togli l'obiettivo. Ricava un tondo dal nastro adesivo. Attaccalo all'obiettivo. È pronta a continuare le riprese. Ma che è successo? È sbagliata l'impostazione o c'è un'eclissi solare? No, è il mio scherzetto! Che succede se il soffitto ti cade sulla testa mentre dormi? Probabilmente penserai che sia un terremoto. No, non lo è! È il nostro scherzo! La mia amica sta facendo un pisolino. Prendi un pezzo di carta bianca. Appoggialo lentamente sul suo viso. Si sveglia immediatamente con terrore perché sembra che il soffitto le stia cadendo addosso. È furiosa! Sarà meglio fuggire! La tua amica ha lasciato il suo make-up sul tavolo? Evidentemente è stato un errore. Divertiamoci! Taglia il nastro biadesivo in piccoli pezzi. Attacca un lato alla parte inferiore del trucco e l'altro al tavolo. La mia amica sta tornando. Che diamine! Perché è tutto incollato al tavolo? Vabbè, d'altra parte non cadrà nulla nemmeno con il terremoto. È una ciambella con crema alla vaniglia? Sarà piena di crema idratante? Potrebbe essere sapone liquido? Scegli quello che ti piace. Avremo bisogno di una ciambella. Inserisci un erogatore. Mettila in bagno. La tua amica si lava le mani. Vorrebbe prendere del sapone, ma il dispenser sembra molto simile a una ciambella. Ha un profumo delizioso, come se dicesse «Mangiami!». Facciamola sentire come Alice nel Paese delle Meraviglie. Hai un mazzo di fiori? Usalo nel tuo prossimo scherzo! Mentre la tua amica distoglie lo sguardo, attacca un grosso insetto di gomma sulla tua guancia. Oh, cavolo! Ma alla mia amica non è piaciuta la mia decorazione! Orribile! Che brutto insetto! Non mi aspettavo una reazione così furiosa. Come potevo sapere che odiasse così tanto gli insetti? È il suo zucchero filato preferito. Gustoso! Oh no! Metti del cotone normale in una tazza di zucchero filato. Dalla alla tua amica! Oh, non è dolce! È... in sapore! È scaduto?
Il momento perfetto per fare scherzi è quando la tua amica dorme. Lavora sulla sua faccia mentre sta dormendo. Solletica il naso con un pennello. Sta ancora dormendo? Allora facciamolo! Prendi due pezzi di pelliccia verde. Attacca il nastro biadesivo sul retro. Attacca le sopracciglia soffici al viso. Lisciale! Wow, la mia amica sembra la bella addormentata. Il suo sonnellino ha influenzato la crescita delle sopracciglia. Devo sbrigarmi a fare una foto con lei mentre dorme. Vale la pena guardare anche il suo risveglio. Ok, mi vendicherò quando farà un sonnellino. Avremo bisogno di ombretti. Scegli il grigio scuro. Disegna i dettagli dei pirati sul viso della tua amica. Una benda sull'occhio, i baffi e la barba. Aggiungi altri due dettagli, un pappagallo fedele e un piccolo polpo. Riposa proprio come il capitano Jack Sparrow. Faccio subito una foto perché non ci sarà una seconda volta. Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum! Si era annicchiata sul mio divano con i piedi sopra? Le insegnerò io le buone maniere. Conosco un modo per farle dimenticare di sedersi in questo modo. Prendi una bacinella con dell'acqua. Bene, indossa le sue cuffie, non noterai il mio movimento. Sposta la bacinella verso di lei. Ups! È nella mia trappola bagnaticcia. Comunque le sue scarpe ora saranno più pulite. Mi vendicherò nel suo stesso modo. Abbiamo bisogno di una spugna. Ciao, Bob! Avvolgila con una pellicola di plastica. Fai un piccolo buco nel mezzo. Imbevi la spugna d'acqua. Aspetta finché la tua amica non esce e metti la spugna bagnata sulla sua sedia. Nascondi la spugna. La mia amica torna e si siede. Ups! Sembra che qualcosa si sia bagnato. Ti piace provare nuovi forti sapori? Questo nuovo gusto esotico sarà sicuramente sentito. Apri un pacchetto di caramelle gommose. Fai un piccolo taglio in una caramella. Inserisci del colorante alimentare secco all'interno. Premi per chiudere il foro. Avvolgi la caramella. Rimettila nel pacchetto. La mia amica adora le caramelle gommose, si sciolgono sulla lingua, colorandola di blu. La lingua colorata è una nuova tendenza. Che c'è che non va con quei denti? Niente, è solo uno scherzo! Avremo bisogno di carta colorata adesiva o semplice carta colorata e nastro biadesivo. Taglia una striscia rosa e un piccolo dettaglio nero. Copri il tuo dente con l'elemento nero. Guarda, ho perso i denti a causa del tuo scherzo delle caramelle. È divertente? Ah ah, guarda cosa hai combinato con i tuoi scherzi. Ho un sorriso rosa brillante. Ho uno scherzo per la mia amica a cui piace disegnare. Estrai la punta del pennarello che non disegna più. Usa le pinze. Puoi realizzare tanti pennarelli senza punte come preferisci. Metti i cappucci. La mia amica sta per disegnare, ha preso carta e pennarelli, toglie il cappuccio e... Ups! Un altro ancora. So di chi è lo scherzo. Se non riesco a disegnare, scriverò con la mia magica penna rossa e le faccio uno scherzo. Aspetta che la tua amica lasci lo zaino nelle vicinanze. Estrai il suo quaderno e aggiungi alcuni segni negativi con la penna rossa. La mia amica è scioccata, non mi aspettavo che si arrabbiasse così. È furiosa, calmati, sono solo alcuni brutti voti. Ok, guarda, possono essere rimossi in un minuto, li cancellerò con l'altro lato della penna. Ti sono piaciuti gli scherzi? Gioca brutti scherzi ai tuoi amici e preparati per le vendette. Divertitevi insieme. Scrivi nei commenti quale scherzo ti è piaciuto di più. Clicca su mi piace e iscriviti. Fai clic sulla campanella per sentirla suonare quando è l'ora di divertirsi.